Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. La pandemia ha fermato tutti gli eventi, tutte le iniziative, le discoteche sono chiuse e l'intrattenimento è bloccato. Ne parliamo con Sergio Datta, DJ Canavesano. Sergio? Buongiorno a tutti, buongiorno Magda, buongiorno Andrea, buongiorno Obiettivo News, come state? Buongiorno Sergio, stiamo abbastanza bene, diciamo che nonostante il difficile periodo andiamo avanti. Grazie Meno male. per essere in collegamento con noi. A figurati. Allora, Sergio Datta, antennista nella vita e sempre nella vita, noto DJ Canavesano. Esatto, due attività parallele. Quando mi avevano detto trovati un lavoro di giorno, me l'ero trovato e no, con gli scherzi, diciamo che da 40 anni circa, un po' di meno, faccio queste due attività. E chiaramente adesso una è ferma da praticamente sabato 22 febbraio, Eh sì. il sabato di Carnevale, quando poi insomma, si è bloccato tutto, si è sospeso tutto, si è stata fuori questa cosa. Da lì in avanti sono riuscito a fare ben quattro serate quest'estate, nel periodo in cui le discoteche all'aperto erano aperte, e poi sono state chiuse subito prima di Ferragosto, e un altro paio di cose di recente, con i vinili, ma con la gente seduta, già con le mascherine, e poi è ribloccato praticamente nulla, diciamo. Certo, è veramente un dramma per il mondo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Io mi salvo col fatto che appunto ho due attività e quindi per fortuna di giorno l'altro lockdown mi hanno chiuso e mi hanno dato i contributi, posso dire. Però nonostante io abbia partita IVA regolare per entrambe le attività e nonostante l'attività diciamo notturna come DJ regolare sia chiusa, io ho avuto i sussidi solo per la attività di giorno perché vengono riconosciuti solo per un'attività, ecco, devi scegliere praticamente, e quella è stata praticamente automatica. Sto meno peggio di altri, non che io non abbia avuto dei danni grossi a livello economico, a livello di serata, a livello di tutto, insomma, cioè uno è come camminare con una gamba sola quando ne hai due. Però c'è gente che ci camminava con tutte e due le gambe su quel lavoro e sta peggio di me perché hanno avuto veramente poco o niente. E questo secondo me non è giusto. I motivi per cui sono tanti. Fondamentalmente diciamo che la categoria dello spettacolo, diciamo così, della nostra attività, della musica dal vivo, dei DJ, dei concerti, se non a grandissimi livelli, dove magari c'è gente che guadagna tanti soldi e si può permettere anche di stare un anno senza fare niente, però per quello che riguarda il medio-basso cabotaggio, per tutto riguardo, quello che riguarda tutto l'indotto, cioè i service, tutta la gente che lavora attorno anche per le nostre serate già sporgite, i nostri service, le nostre ballerine, i fotografi, insomma, nel nostro piccolo abbiamo un po' di gente che a cui diamo anche del lavoro, e insomma, per loro non c'è nulla. Non c'è neanche, a dir la verità, una rappresentanza di categoria seria, non c'è mai stata, cioè non c'è mai stato un sindacato serio, non c'è mai stata una. Io ho sentito parlare delle volte i rappresentanti, il presidente del Silver o del genere, mi sono vergognato io per quello che diceva, perché diceva delle cose che non stavano in cielo in terra. Quando non si poteva aprire, non si poteva aprire. Era inutile dire non possiamo lavorare, non possiamo lavorare, fateci lavorare. Non si può, poteva lavorare e non si può lavorare adesso. Il problema è che se mi chiudi, mi sostieni, come hai sostenuto, poco, niente o tanto, tutte le altre attività. Invece queste attività qua sono state sostenute veramente poco, niente, insomma, ci sono penso locali che non riapriranno più perché comunque uno pensa sempre vedendo dal di fuori, oh che bello, che divertimento, quanti soldi si guadagnano avere un locale. In realtà quasi tutti quelli che hanno dei locali o hanno avuto dei locali sanno benissimo che quando ti va bene vai a pari, più delle volte è più un impegno
per la passione di avere un locale o di fare un mestiere, ma non quello sicuramente di fare i soldi in quei locali, non è più tempo, non sono più gli anni 80, gli anni 90, neanche gli anni, i primi anni 2000. Certo. Per queste attività che già erano, insomma, messe, lavoravano alla giornata, nel senso che facevano i calcoli da un mese all'altro, da una settimana all'altra, sei mesi al massimo, no? Quindi quando tu sei chiuso un anno praticamente senza sostegno, io non so che tipo di risorse tu puoi attingere poi per riaprire. Certo, sì, poco considerati prima e poco niente adesso. Scusami, che cosa fai di lavoro? Faccio il DJ, no, ma dico di lavoro, no? Sai? Sì. Boh. Questa è la questione. Ho un locale, ah sì, no, ma dico di lavoro, cos'hai? Cosa fai? È un po' così, e ripeto, un po' per colpa della mentalità diffusa, un po' però anche per colpa della categoria che non si è mai, insomma, rappresentata come si deve. È sempre andato avanti così, bisogna dire che c'è un sacco di nero in questo ambiente, anche perché chi lavora e si mette in regola deve pagare tasse, sopra tasse, anche noi DJ, per essere in regola e suonare senza problemi, con i supporti digitali di adesso, perché a parte qualche rara occasione in cui vai apposta a fare le serate con i vinili o con i CD, usiamo le chiavette. Ora, per usare le chiavette, anche scaricando la musica dai siti ufficiali, quindi pagandola e comprandola, noi non la possiamo suonare, riprodurre nelle serate, ci va una licenza che si chiama licenza per DJ, che costa tutti gli anni 250-300 euro minimo. Fra l'altro devo dire che fra tutti gli enti coinvolti in questa cosa qua che ci riguardano, la SIA è l'unica che non ha, diciamo, rendendosi conto che la licenza pagata per il 2020 è stata usata niente, ha proposto almeno per il rinnovo del 2021 lo sconto su quello che non hai utilizzato. Poca roba, meglio che niente. Sì, è sempre un qualcosa, una piccola dimostrazione comunque di andare incontro alla categoria. Io parlo di SIAE e ripeto, siamo mosche bianche noi iscritti che abbiamo la licenza ufficiale. Mm-hmm. E anche questo è il motivo per cui tanti poi magari dicono: faccio il DJ, non ho mandato niente, però magari non sei neanche proprio in regola al 100%, quindi uno va a vedere, se non denunci niente o poco in proporzione, poi ti torni indietro, ecco, no? Però anche quelli in regola non ha ricevuto sussidi adeguati, ma certo. E sembra che il periodo pandemico comunque prosegua ancora a lungo. Le sono quelle che sono, io penso che se si tornerà a un certo tipo di normalità, magari con le mascherine, ma sarà sicuramente dalla primavera estate, insomma, al chiuso si starà chiusi, il gioco di parole, ma è quello. Noi per esempio le date che avevamo quest'estate, ne avevamo veramente tante e siamo molto dispiaciuti di non essere potuti andare, come Just, For DJs, nelle piazze, avevamo veramente un bel tour quest'anno, tutto saltato. Tante date ce le hanno già riassegnate per il 2021, che da una parte è una cosa carina, è un impegno anche da parte di chi diciamo, organizza le feste, dall'altra per noi è un anno buttato, come per tanti altri, tanti soldi in meno, tanti operati in meno, come dicevo prima, e poi speriamo di farlo, perché bisogna poi vedere anche le risorse che hanno, il salotto e i permessi che ci vorranno. Certo, perché sicuramente non sarà più come prima, non sarà più come prima come regole, e purtroppo l'incidenza a livello economico. Immediato sì, poi io penso che la gente avrà voglia di divertirsi, quindi sono fiducioso. Io sono stato fiducioso e sono ancora fiducioso. Se devo dire, non mi aspettavo un ritorno del virus così importante già adesso, che non fa ancora così freddo, e quindi questo, ok, preoccupa, perché tutti in famiglia abbiamo avuto qualcuno, un conoscente che ha avuto il Covid, bene o male, positivo o asintomatico, malato di più o di meno, qualcuno ha avuto anche dei morti. No, quello che dicevo è che non avrei mai pensato, dopo un'estate tranquilla, di arrivare adesso a fine ottobre con
questo numero di casi pazzesco, insomma. Quasi come se tutte le precauzioni che si prendono non servissero poi proprio a proteggerci in maniera totale, perché altrimenti se uno usa la mascherina, io vedo in giro, insomma, meno male tutti adesso usano la mascherina, stanno attenti, pure i contagi ci sono, dunque quello che mi dà più diciamo preoccupazione, premesso il fatto che se non uscirà da questa cosa siamo usciti da tutto, diciamo anche da questo, bisogna tenere duro, è il fatto che nessuno sa bene ancora tutte le caratteristiche di questo virus, nonostante sia un anno che gira, e dunque nessuno può avere la sfera di cristallo per sapere quando ci saranno i vaccini, se funzioneranno, se bisognerà fare due dosi, una dose, se bisogna tenere la mascherina, cioè si sa poco, sì. La proporzione si sa poco. Sì, anche su quello voci contrastanti, anticorpi, non anticorpi. Io conosco gente che si è ammalata serissimamente, della vista brutta, al di là delle persone che sono mancate, ma anche gente che l'ha fatta in maniera totalmente leggerissima, chissà quanti l'hanno avuto e non sanno di averlo avuto. Bisogna avere pazienza, bisogna riuscire a tenere duro ancora un po' e sperare che la scienza ci tiri fuori da questa cosa che non è mai successa, non mi ricordo niente di simile, al di là di quello che concerne la mia attività, le mie attività in senso generale, la roba mondiale di questo tipo qua, insomma, anche i complottisti dovrebbero rendersi conto che o i complottisti sono extraterrestri oppure siamo dentro tutti, non vedo qualcuno che possa guadagnare da questa situazione, magari domani sì, ma in questo momento tutti gli stati sono coinvolti, non è che ce n'è qualcuno che si salva. Certo. Come Just for DJ siete fermi appunto per quanto riguarda le serate, ma non siete fermi del tutto, state comunque cercando di muovere. Siamo fermi come serate, ti ripeto, da febbraio. Certo. E non abbiamo prospettive, speriamo presto di poter ripartire sui palchi, nelle piazze, specialmente all'aperto. Cerchiamo di tenere vivi i social, abbiamo fatto una bella cosa quando si poteva a giugno, con tutte le precauzioni, abbiamo fatto il Just for DJ Show online, che è ancora online sui nostri canali, con l'aiuto di Daniele Lucca, con John Sorigheira, con Andrea De Marti, abbiamo fatto dei live con le Lady Skate, che sono le nostre ballerine, abbiamo girato la Fenice con la disponibilità di Molon, con la disponibilità gratuita di tutti, anche degli artisti, dei nostri service che hanno lavorato assieme benissimo, insomma, sono fatti un mazzo così per fare una serata finita, e al dottor Bolon che ha messo a disposizione la Fenice, insomma è stata una cosa che lo sponsor, anche Spay, la concessionaria, che ci ha dato disposizione di supporto come sponsorizzazione, come mezzi, è stata una cosa bella, però diciamo che fare le cose vere sono altre, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato per un mese e mezzo a questa cosa e adesso speriamo di ripartire, poi con l'associazione Disco Vintage abbiamo fatto qualcosina con i vinili, ma ripeto, le serate quelle vere non si possono fare, tranne certo. Qualcosa che ho fatto quest'estate con Estate Italiana al Baracoa a Lombardore, 4 venerdì carini, quando si poteva fare all'aperto. Il Master, che è un'istituzione di questa zona, il Master di Rossa, direzione festa, quest'anno non abbiamo così aperto, non l'hanno aperto, e a conti fatti penso che abbiano fatto bene, perché per aprire poi 4 settimane a richiudere rischiando magari i controlli eccetera eccetera, e niente, per quello è chiuso, penso che questa stagione la saltino completamente, quindi Eva, Finizia, Molon, i locali di Molon, lo Shake, anche gli amici di Cash College che organizzano,
al chiuso la vedo. Andiamo avanti io e Maurizio su Radio Shake per fare gli stati tutti i giorni anni 90 e... Bisogna passare la nottata, come dicono. Un messaggio a chi vive la notte e che adesso non può viverla. Non lo so, sì, si può fare tutto sui social in maniera virtuale, no? Uno può mettersi lì e andare a cercarsi la musica, ascoltarla è sempre una bella cosa. Certamente la cosa principale è avere pazienza. Se uno ha delle passioni o degli interessi e può curarli, anche solo farsi... Non ho mai avuto tempo di vedere quella cosa lì, quella cosa là, come funziona, come non funziona. Ma tante cose si possono fare online, però è chiaramente il ballo, la festa è assembramento, è proprio assembramento. Se non hai l'assembramento non è festa. E quindi, ripeto al discorso con cui ho iniziato, all'inizio del discorso, che dicevo, non possiamo, questa categoria è stata fermata per prima, sarà fatta ripartire per ultima, ci sta, perché ripeto, la danza e la festa e il ballo è assembramento, ma va sostenuta. E se mi permetti un'altra cosa che mi dà fastidio in questi giorni è il ritorno della Sardegna, delle discoteche della Sardegna di quest'estate. Ok, lì sono state fatte cose male, non andavano fatte e lo sappiamo. Però come viene messo giù dai media adesso, che sembra che l'origine di tutti i malati di adesso sia la Sardegna di quest'estate, insomma, mi sembra veramente fuori luogo, esagerato. Lì hanno fatto male, hanno sbagliato, ci sono stati contagi. Però siamo a novembre, quello è successo a luglio, inizio agosto, metà agosto. Avremmo dovuto avere gli ospedali pieni a settembre, non adesso. Quindi torniamo al discorso che è una categoria poco tutelata, mal gestita, la nostra, e spesso viene usata come capro espiatorio di tutti i mali del pianeta, la droga, la violenza, le riste, il coronavirus, si scarica facilmente lì, insomma. È un ambiente che si presta, no, da un po' da tutte le parti, a un dibattito di nessuna parte politica, neanche dell'opposizione ha mai preso le parti, questa è la discoteca, no? Ha preso le parti di qualunque categoria, ma della discoteca se ne sono ben tenuti alla larga, perché sanno benissimo che sull'opinione pubblica media la discoteca è vista male, no? Sì, sì, e quindi... La speranza che questa mentalità cambi c'è sempre, anche se sembra un po' vana. Sì, ripeto, però... è una mentalità diffusa, anche perché la categoria non ha mai fatto niente di concreto per insomma, far capire che nonostante uno si diverta e lavorando, non è una colpa divertirsi lavorando, ma bisogna ricordarsi che comunque se uno lo fa seriamente è un lavoro a tutti gli effetti. Certo. Non tutti hanno la fortuna di fare un lavoro che piace, anzi, pochi hanno la fortuna di fare, io ho la fortuna di farne due che mi piacciono, pensa che forse non la rifatti io, da quel punto di vista lì non mi lamenterò mai dei lavori che faccio, perché faccio due attività completamente diverse, tutte e due che mi piacciono da matti, per cui magari non mi rendo conto io, ecco, no, del tipo di mentalità che può avere un'altra persona che fa un lavoro che niente, andiamo avanti adesso con il mio amico Maurizio De Stefani e Andrea De Marti, usciremo con un bel progettino, te l'ho detto prima ma non dire niente prima del collegamento, taccio diciamo solo che c'è un cilindro, ecco, in mezzo, cosa uscirà dal cilindro chi lo sa, però è una bella cosa anche con Andri Verga che ci dà una mano, facciamo un video con un regista vero. Tanta roba. Grandi, grandi. Aspettiamo. Regalo di Natale e ce la CD. Perfetto. Aspettiamo con ansia allora questo regalo di Natale. Va bene.
Grazie Sergio per essere stato in collegamento con noi. Tanti auguri, teniamo duro, ce la facciamo, dai. Forza e coraggio. A Va bene. presto. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Continuate a seguire Pensieri e Parole in tempo di Covid. A presto.